E bella a tutti ragazzi, sono Luigi Cocugino e bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale. Oggi parleremo di una foto particolare che è stata pubblicata dalla Supercell 3 giorni fa. Questa foto è uno sneak peek ufficiale rilasciato dalla Supercell stessa e quindi noi prendiamo questa occasione per vederlo insieme. Ma sarà vero ciò che ci fanno vedere? Vediamo subito le novità, noi ci vediamo nel video. Come possiamo vedere dall'immagine ci sono 5 novità che possiamo vedere tutti insieme. La prima novità, come vedete, è il fatto che ci potranno essere queste battaglie tra clan 4 contro 4. In pratica nei clan ci potranno essere 4 persone che si scontrano contro altre 4 persone di un altro clan. Vi immaginate quanto può essere bella una cosa del genere? Ovviamente il clan di Shikobujin vincerebbe sempre. La seconda novità che vediamo è questo mostro di Elisir sulla destra. Io ve lo specchierò per farvelo vedere come sarebbe più o meno se fosse intero. E ora che lo vedete vi dico che di questo mostro di Elisir ne hanno parlato un sacco di canali di YouTube in passato e dopo questa foto un sacco di canali ne stanno ancora parlando. Ma grazie a questa foto sembra che la Supercell ci stia dicendo che questa carta esiste veramente. Se non sai di che cosa sto parlando quando dico del mostro di Elisir, ti dico che è una carta leggendaria che viene sbloccata in Arena 8 e ha una funzione molto molto simile al Golem. Infatti potrà essere usata come tank e mandata nel campo avversario a prendere tutti i colpi e una volta che morirà rilascerà due mostriciattoli di Elisir. La differenza con il Golem però è che se questi mostriciattoli di Elisir non vengono uccisi entro un certo numero di secondi, si riuniranno ancora e riformeranno ancora questo mostro di Elisir. Quanto può essere figa una carta del genere. Un'altra novità, come vedete, sono le carte epiche a livello 10. Va bene, per i poveracci come me non è una novità proprio così importante, però per chi è veramente avanti con le arene, o per chi è pro, o per chi gemma, questa novità è super importante. Ragazzi, guardate in alto a destra. Elisir per 6. Spero veramente tanto che inseriscano questa modalità, perché vi immaginate che casino possiamo fare. Poi anche magari nelle battaglie tra clan 4 contro 4. 8 giocatori che mettono in campo le carte con 6 volte Elisir. Mamma mia, è il mio sogno. E infine ecco la carta che ho già portato in un altro video ed è la trappola. Se volete sapere qualcosa in più a riguardo di questa carta, vi lascio il link in descrizione del video che ho già fatto e andate a vederlo. Ragazzi, scrivetemi nei commenti qual è la novità preferita a parer vostro. Secondo me è l'Elisir per 6, perché sarebbe troppo figo, dai, cioè per 6. Ma prima di terminare vi dico una cosa. Pensiamo al giorno in cui la Supercell ha pubblicato questa foto. Il primo di aprile. Ma non è che la Supercell ha tentato di trollarci? Volevi! Guarda che faccia, guarda che faccia! Non se l'aspettava! Secondo me sì. Infatti queste carte sono dei vecchi prototipi che non verranno mai rilasciati a noi. E niente, volevano farci un controllino questi brutti lezzi. Lezzi intrisi di schifo. Se però le pubblicano, ancora meglio. E se invece il troll consistesse nel pubblicare la foto il primo di aprile, facendoci credere che sia un troll, ma in realtà è un troll il fatto che questa immagine non è un troll? Troppa roba da pensare. Niente ragazzi, questo video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate su cosa ne pensate voi di questo super sneak peek che ci ha fornito la Supercell e iscrivetevi al canale per non perdervi tanti video simili. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!